Allora un attimo, non andatevene, perché so già che alcuni di voi possono dire: no, questo qua è del nord, non me la insegna a fare la focaccia barese, mi date un po' di fiducia per favore. Questa ricetta ovviamente non è mia, è di una carissima signora che pugliese che ho conosciuto ad uno show cooking ormai un anno fa, la signora Ginevra, e mi ha dato la ricetta alla focaccia barese. Continuo ad ondeggiare, no, per fare la cadenza un po' pugliese. Comunque questa focaccia io vi posso assicurare che è veramente stratosferica, neanche straordinaria, stratosferica. Pensate che è una ricetta di famiglia. Io sono rimasto stupito quando ha fatto questo gesto di darmi una ricetta di famiglia a me, che non mi conosceva nemmeno. Posso dirvi che sono onorato di anche condividerla con voi. Fidatevi che farete una gran figura. È croccante fuori come deve essere, morbida dentro. Non è troppo alta né troppo bassa, questa cosa me l'ha proprio spiegata bene, e mi ha spiegato anche un'altra cosa: che per farla bisogna avere gli ingredienti buoni, olio extravergine possibilmente pugliese e che sia soprattutto buono, pomodori di quelli buoni, quindi soprattutto adesso che è il periodo facciamone di focacce pugliesi, perché qua di pomodori ce ne vanno un bel po', origano, le olive, in realtà gli ingredienti non è che siano tanti, però l'importante è che siano buoni. Con questa ricetta farete due focacce, mi ha spiegato proprio la signora Ginevra che bisogna farne due perché una finisce troppo in fretta, e quindi ne facciamo due. Tranquilli, perché la ricetta è molto semplice e la versione scritta è disponibile anche sul blog. Acqua tiepida. Ne prendo metà, la verso in una ciotola e sciolgo il lievito assieme allo zucchero. Una volta sciolto bene, aggiungo le due farine. Una farina di tipo 1, perché non volevo usare una farina troppo raffinata, ma volendo potreste usare anche la 0, e la farina di semola di grano duro. Comincio prima a miscelarle assieme, poi le incorporo con l'acqua in modo tale da formare già un impasto. Aggiungo il sale, un cucchiaino colmo, e la patata schiacciata. Una patata, pensate, schiacciata due volte, me l'ha proprio detto lei, perché così si amalgama ancora di più all'impasto. La schiacciate con lo schiacciapatate e poi la ripassate di nuovo nello schiacciapatate in modo tale da creare proprio una purea bella vellutata quasi. Aggiungiamo la restante acqua, magari piano piano, fino ad ottenere un impasto abbastanza morbido. Ovviamente l'acqua è indicativa perché dipende, no, dall'umidità della farina, dall'umidità degli ingredienti, da quanta acqua ha assorbito la patata durante la cottura, ad esempio. E una volta appunto ottenuto questo bel impasto, lo trasferite sul piano di lavoro e cominciate ad impastarlo, e aggiungete l'olio. Anche questo passaggio lei mi ha detto che l'olio va aggiunto sulla spianatoia, non nella ciotola. Va aggiunto nella spianatoia e va incorporato proprio, no? Fino ad ottenere questo impasto bello tenace, morbido e liscio. Lo dividiamo in due, lo mettiamo su una teglia dove prima abbiamo, insomma, messo un goccino di olio. Sulle due sfere mettiamo un goccino di olio ancora per evitare che si secchi la superficie. Pellicola morbida oppure un canovaccio e lasciate lievitare in un ambiente tiepido per circa 3 ore. Passato questo tempo le sfere si saranno ben gonfiate e è già ora di fare la focaccia, pensate. Prendiamo metà impasto, che andrà bene ovviamente per una teglia sola. La cominciamo a stendere bene con i polpastrelli, magari aiutiamoci sempre con un goccino di olio in modo tale che non si appiccichi l'impasto alle dita. Pomodori, importante che si spacchino proprio sulla focaccia. E mi ha detto un'altra cosa: non scegliete né pomodori grandi ma nemmeno pomodorini. Poi olive, siccome le mie avevano il nocciolo, le ho tagliate a metà con il coltello, disposte bene sopra in base ai vostri gusti, mettetene tante, poche, come volete. Origano secco e poi l'olio, importante, 4 cucchiai per focaccia. Adesso cottura in forno a bomba, 250 gradi, modalità statica. E in realtà, se il vostro forno, come nel mio caso, arriva a 270 gradi, ancora meglio. Per 15 minuti nella parte inferiore, ok? Magari mettiamo una placca, non proprio in fondo, ma quasi in fondo, e ovviamente la facciamo cuocere per 15 minuti su quella placca. Passati questi 15 minuti, la trasferiamo invece nella parte centrale e proseguiamo la cottura per altri 15 minuti. Ovviamente nel frattempo che la teglia numero 1 cuoce per gli ultimi 15 minuti, noi inforniamo la seconda. Adesso la tagliamo e la gustiamo, ovviamente. Vedete? Così deve essere.
croccante e morbida allo stesso tempo. Ovviamente l'olio dà la croccantezza e la patata, ad esempio, la renderà morbida e più conservabile. Qua è il livello di doratura perfetta che dovrà avere la focaccia barese. Strepitosa sia calda che tiepida che fredda. E perfetta in ogni momento della giornata, anche a colazione se volete. Ginevra, grazie per questo capolavoro. E veramente, se guardi questo video, magari con tua figlia o con tuo nipote, batti un colpo. Te ne siamo tutti riconoscenti. Io ce l'ho messa tutta per invitarvi a farla. E mi raccomando, se la provate a fare, taggatemi su Instagram o su Facebook. Lo sapete che sono sempre molto felice quando riproponete questi piatti. Vi lascio qua altri due video. Iscrivetevi magari al canale per rimanere sempre aggiornati sui contenuti. E qua sotto invece c'è il collegamento con il blog. Ci vediamo molto presto con un nuovo video.